Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo qui è il secondo video di Espan, quindi se non l'avete visto andate a recuperare il primo che è uscito ieri e che per l'appunto vi permetterà di avere una panoramica generale della città, quindi sapete già di che cosa starò per andare a parlare. Prima di cominciare a parlare di quello che vedrete, appunto delle attrazioni che rimangono in città, vi ricordo che se non siete iscritti iscrivetevi attivando anche la campanella in modo tale da rimanere sempre aggiornati su quelli che sono i nuovi video in uscita. E se avete qualche domanda relativa all'Iran, lasciatela in un commento qui sotto, cercherò di rispondervi magari con un video in cui per l'appunto rispondo alle domande, quelle un pochino più gettonate o quelle più interessanti. Detto questo, direi di cominciare e cominciamo subito col botto perché andiamo a vedere la Moschea del Venerdì, che è una sorta di museo dell'architettura perché è una sequenza di stili architettonici e decorativi che coprono 12 secoli di storia iraniana. Per l'appunto è stata più volte rimaneggiata, sono state aggiunte delle parti, eccetera, in questi 12 secoli e potete vedere il risultato appunto sotto i vostri occhi visitando appunto questa moschea. Seconda attrazione, cominciamo con le cose decisamente poco turistiche, sono i bagni Ali Koli Aga. Pessima pronuncia, come al solito. Ve li consiglio se vi interessa, il mondo, diciamo, delle spa. Questi sono per l'appunto degli antichi bagni che, ora sono stati trasformati in un museo, appunto, sul tema. Terza attrazione, decisamente non turistica, ma ne vale la pena, è la Piccionaia, che è una torre che ospitava migliaia di piccioni, il cui scopo principale era quello di raccogliere i loro escrementi che venivano utilizzati come fertilizzante. Ad oggi c'è ancora qualche piccione che ci gira intorno all'interno, ma è aperta al pubblico ed è possibile salire sul suo tetto da cui guardare la città da un punto di vista decisamente insolito e comunque diverso. Successivamente ci siamo spostati a vedere quelli che vengono chiamati minareti oscillanti e sono così chiamati perché se uno viene scosso anche l'altro minareto oscilla. E mentre parlo vi faccio appunto vedere, spero che appunto si riesca a notare dalle riprese il fatto che ci fosse una persona dentro ad un minareto che lo agitava e lo shakerava e impercettibilmente ma si muove anche l'altro. Sulla strada di nuovo andando verso il centro, ci siamo fermati ad ammirare da lontano il Tempio del Fuoco che si trova su una montagna direttamente a picco sulla città. È possibile arrampicarsi, tra virgolette, fino in cima. Noi non l'abbiamo fatto più per una questione di sicurezza, perché comunque sia abbastanza complicato arrivare fino in cima. Poi, appunto, siamo tornati verso il centro, abbiamo passeggiato un pochino sul Ponte delle 33 Arcate durante il giorno, ci siamo presi un po' di tempo, abbiamo ascoltato la guida che ci ha raccontato un pochino della storia di questo ponte. Peraltro, se volete vederlo in versione notturna, dovete per forza andare a vedere nel video scorso, che per l'appunto è a inizio video, quindi non serve che ve lo guardiate tutto. E per concludere siamo andati ad ammirare il padiglione degli otto paradisi, detto anche Palazzo degli Usignoli. È stato costruito nel 1669 ed era il palazzo che ospitava l'harem del re. Per
per l'appunto è detto il Palazzo degli Otto Paradisi, perché era diviso in otto piccoli appartamenti in cui appunto venivano alloggiate le donne dell'harem del re. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e se non lo siete vi ricordo di iscrivervi al canale. Qui sotto in descrizione trovate i link di tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure in giro per il mondo e non solo. Noi ci vediamo al prossimo video, have a nice life!